Allora, prima di tutto mi fa piacere che questa relazione sia stata ascoltata dalle alte autorità. C'era il prefetto, c'era il procuratore capo Creazzo, c'era la presidente del tribunale, poi è intervenuta anche la Corte d'Appello e c'era il comandante dei carabinieri. Questo è molto importante perché noi ci siamo trovati, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, dalla pandemia in poi, in una situazione terrificante, cioè abbiamo subito minacce, aggressioni, insulti. La categoria è stata messa diciamo in croce soltanto perché ha fatto il suo mestiere, ha dato notizie, notizie di quello che succedeva, notizie vere, non notizie false. Viceversa ci siamo dovuti scontrare con le notizie false che sono circolate sui social. Questo invece deve riaffermare un fatto fondamentale, cioè che chi fa informazione e lo fa in maniera professionale e sono quelle le notizie vere, perché noi distinguiamo, sappiamo distinguere le notizie dai commenti. Le notizie sono il fatto è sacro e il commento è libero, ma il fatto non può essere assolutamente, diciamo, travisato. Noi non lo travisiamo e ci siamo trovati in una situazione terrificante a Firenze, a Livorno, in altre città della Toscana. Questo è il punto. L'altro punto è la crisi della nostra professione, cioè con lo svuotamento delle redazioni è stato appesantito l'INPG che ora passerà, sarà trasferito all'INPS, ma il fatto vero è la precarietà. Troppi colleghi che sono fondamentali per fare le pagine e fare i notiziari sono sottopagati, non hanno un contratto che li tuteli, sono assolutamente sfruttati e lo dico senza nessun problema. Mi ha fatto piacere che sia venuto alla nostra assemblea il segretario della Federazione della Stampa, Raffaele Lo Russo, con il quale condivido praticamente tutto quello che stiamo facendo come sindacato. Dobbiamo ora avere delle risposte dal governo e anche dagli editori, perché finora gli editori hanno svuotato le redazioni, hanno fatto cassa con i prepensionamenti e con gli stati di crisi. Ecco, ora è arrivato il momento di chiudere tutta questa vicenda e ridare dignità a chi fa la nostra professione.